La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha presentato il pacchetto dei bandi 2019, per i quali è stanziato circa 3 milioni di euro, a cui si aggiunge un bando straordinario da 1 milione di euro destinato al welfare di comunità. Nel predisporre i nuovi, la Fondazione ha proseguito con lo strumento dei bandi a tema sperimentato nel 2018, frutto di un costante dialogo con il territorio e con i soggetti di riferimento, che ha permesso di intercettare le principali necessità sulla base delle quali sono stati selezionati i contenuti. Abbiamo già inserito delle risorse interessanti, perché rimane sempre il concetto che la Fondazione è attenta alla sussidiarietà nei vari settori, per i vari interessi, e l'esperienza positiva di questi bandi a tema, perché dare gocce d'acqua in giro serve a poco. E abbiamo valutato positivamente intanto come crescita e poi come iniziative di innovazione, andare a cercare chi è innovativo è un elemento che alla Fondazione sta a cuore molto. Scelti dunque temi come l'arte, puntando a valorizzare il patrimonio regionale e i piccoli borghi. Tra i bandi in questo ambito, uno è particolarmente innovativo e unico in Umbria, dedicato alla conservazione preventiva e programmata dei beni culturali. Con l'attività di ascolto e attenzione verso i suoi interlocutori, la Fondazione cerca anche di anticipare le problematiche sociali e in questo senso si inserisce il bando nel settore di educazione e formazione dedicato alle dipendenze giovanili, comprese le più recenti, spesso non riconosciute tali, come quelle legate alle nuove tecnologie. Ricerca scientifica è un altro importante filone, con misure dedicate a cura e prevenzione delle fragilità legate all'invecchiamento della popolazione, tema particolarmente attuale che vede l'Umbria nei primi posti tra le regioni italiane. Monitoriamo anche i vari settori secondo le esigenze e le disponibilità che abbiamo. Cercheremo di spendere al meglio e noi cerchiamo di fare del bene facendolo bene.